allora, innanzitutto non la chiamerei trattativa, ma un tentativo di scrivere insieme un contratto di governo bello. Io penso che tutti gli italiani sappiano che cosa significa un contratto. Sono delle parole scritte, delle clausole, degli articoli che vincolano le parti contraenti. Le parti contraenti qua sono il Movimento 5 Stelle e il PD. Siamo due forze ovviamente diverse, ovviamente alternative, però qua se metti nel contratto i temi, io penso che ci possa essere la possibilità, pensando ai cittadini e non agli interessi di partito, noi non l'abbiamo mai fatto, di fare qualcosa di buono. Ovviamente aspettiamo la direzione del Partito Democratico, buona oggi l'apertura del segretario reggente Martina nelle consultazioni dopo aver parlato. Però è un po' in controtendenza quella alla chiusura di Renzi. Allora, io non voglio entrare nelle dinamiche di partito altrui, sinceramente. Io ho ascoltato chi è la voce ufficiale del PD, ha dichiarato bene l'apertura di voler discutere di temi, e noi siamo lo stiamo dicendo da tante settimane. Scrivere un contratto per il bene dei cittadini, il contratto vincolerà le parti, non c'è nessuna improvvisazione, quello che c'è scritto si fa, quello che non c'è scritto non si fa, salvo emergenze, salvo aggiornamenti dell'ultimo momento. Lei giustamente dice reggente Martina, però è evidente che i gruppi parlamentari sono in maggioranza di renziani, quindi che voi parliate con Martina in realtà la voce preponderante è quella di Renzi, che ieri in Toscana è andato girovagando e chiedendo un parere, insomma. Cioè, voi dovete parlare con Renzi. Ma io ti devo rispondere a quello che ti ho appena risposto. Il PD è un partito che dialoga al proprio interno. Io mica mi voglio ingerire all'interno di un partito che sta dialogando al proprio interno. Noi stiamo aspettando che ci diano l'ok dalla direzione per sedersi ad un tavolo con i tecnici per stabilire dei punti programmatici da declinare nei modi, tempi e coperture da attuare. La premiership di Di Maio è imprescindibile. Ma Di Maio è stato votato come candidato premier da 11 milioni di persone, un italiano su tre l'ha votato, c'era solo lui, c'aveva una squadra, c'aveva un programma. Mi prendono a calci nel sedere. Ma non sono importanti i programmi, come dice lei? Ma no, Di Maio è la garanzia che quel programma venga attuato, mi pare, perché il governo col Movimento 5 Stelle è una totale novità e può essere attuato quel programma che sta alle spalle di questa totale novità da Luigi Di Maio. Solo da Di Maio, solo da Di Maio. Madonna santa. Solo da Di Maio.